Emergenza idrica e stato delle reti. La presidente Sara Marcozzi ha relazionato sui lavori svolti nella seconda seduta della commissione d'inchiesta idrica in Abruzzo. Diversi gli argomenti e le tematiche affrontati. Nell'ultima seduta della commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica, il presidente di ERSI ha esposto ai commissari lo stato attuale delle reti e i lavori necessari per un ammodernamento delle stesse e un efficientamento delle stesse. In particolare abbiamo parlato e affrontato il tema delle opere di distrettualizzazione e digitalizzazione. Per fare questo il presidente Merolli ci ha rassicurato che ci sono 48 milioni di euro dai fondi del PNRR per i quali sono stati presentati alcuni progetti. Lui ci ha riferito di aver proposto alle società di gestione un progetto unico, ma che poi questi progetti sono stati spacchettati. E purtroppo GSA sarebbe rimasta fuori dai finanziamenti per l'ammodernamento delle reti. Cosa che, prosegue Marcozzi, potrà essere sanata, forse però si è persa l'opportunità di presentare un progetto unico. Quindi di efficientare al meglio l'intera infrastruttura abruzzese e non soltanto per gestori. Nella prossima seduta della commissione d'inchiesta molto probabilmente audiremo già qualche gestore, quindi metteremo a confronto la versione del presidente dell'ERSI e quello che il presidente dell'ERSI ha lamentato anche e come dire, la visione e il punto di vista dei gestori.